18.30, buon venerdì sera dagli studi di TG 2000. Il profitto non prevalga sul valore della vita. In apertura l'invito di Papa Francesco a non rimanere indifferenti alle invocazioni di aiuto del prossimo, anche quando è afflitto da una malattia rara. Una richiesta che il Papa ha rivolto al mondo intero incontrando i partecipanti al convegno sulla medicina rigenerativa. Il servizio di Pierluigi Vito. Bisogna partire dalla fine per raccontare questa udienza, dall'incontro affettuoso di Francesco con alcuni malati di patologie rare, anche loro coinvolti nei lavori della terza conferenza internazionale sui progressi della medicina rigenerativa e i suoi impatti culturali. Un'assise promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura per fare il punto su nuovi orizzonti scientifici ed etici della medicina, in particolare per quelle malattie che interessano un numero limitato di persone e che quindi non intercettano il mercato della salute. Francesco, infatti, ha ricordato come molte volte non si presti sufficiente attenzione perché non si intravede un consistente ritorno economico dagli investimenti fatti in loro favore. Sappiamo che talvolta non è possibile trovare soluzioni rapide a patologie complesse, ma sempre si può rispondere con sollecitudine a queste persone che spesso si sentono abbandonate e trascurate. Compito urgente è oggi quello di sensibilizzare l'attenzione del mondo e far procedere la ricerca, conciliando le scoperte scientifiche con il richiamo ai valori più alti, come solidarietà, generosità, rispetto per la vita, e quindi assicurare l'accesso alle nuove scoperte a tutti, a cominciare dai meno fortunati. Bisogna opporsi a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità che semina vittime, quando il meccanismo del profitto prevale sul valore della vita umana. Questa è la ragione per cui alla globalizzazione dell'indifferenza bisogna contrapporre la globalizzazione dell'empatia. Presente oggi in Vaticano anche il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, che oltre a ribadire la richiesta al Congresso di Washington di stanziare $1 miliardo per la ricerca, ha voluto ringraziare il Papa per il conforto datogli in seguito alla morte di un figlio. In occasione del viaggio in America dello scorso settembre, Francesco si era infatti intrattenuto con la famiglia Biden per un colloquio privato. E a Santa Marta, invece, sempre stamattina, Papa Francesco ha invitato i cristiani a essere persone di luce, peccatori, sì, ma senza una doppia vita. Le parole del Papa. Se tu dici che sei in comunione col Signore, ma cammina con la luce. Ma la doppia vita, no? E quello è, no, quella menzogna che noi siamo tanto abituati a vedere e anche a farla noi, no? Dire una cosa e farne un'altra, no? Sempre la tentazione e la menzogna, noi sappiamo da dove viene, la Bibbia, Gesù, al diavolo lo chiama il padre della menzogna, è il bugiardo. E per questo con tanta dolcezza, con tanta mitezza, questo nonno dice alla chiesa adolescente, alla chiesa ragazza: non sii bugiarda. Tu sei in comunione con Dio, cammina alla luce, fa opere di luce. Non dire una cosa e farne un'altra, non la doppia vita, tutto questo. A Palazzo Chigi adesso, dove sta per cominciare un Consiglio dei Ministri chiamato a decidere su questioni molto importanti, Consiglio dei Ministri che chiude una giornata intensa per il Premier Renzi. La cronaca la chiediamo ad Augusto Cantelmi in collegamento. Eccoci, ciao Augusto.
Buonasera a tutti. Sì, il Consiglio dei Ministri è slittato di circa un'ora, inizierà alle 19, sarà un Consiglio dei Ministri molto lungo, se non lunghissimo, lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che comunque ha accolto con viva soddisfazione i nuovi dati sulla disoccupazione che è continuata in qualche modo a scendere. Infatti nel mese di marzo la disoccupazione, secondo fonte Istat, è scesa all'11,4%. Con un meno 0,3% sul mese di febbraio. Anche la disoccupazione giovanile è scesa al 36,7% con un meno 1,5% sul mese di marzo. È scesa anche l'inflazione ad aprile con uno 0,4% su base annua. Giusto dire che sono numeri che restano comunque molto alti, che comunque fanno piacere al Premier Renzi, che in questa giornata molto intensa ha incontrato nel pomeriggio anche il vicepresidente americano Joe Biden, motivo per cui Renzi non è potuto poi andare a Pisa in occasione dell'Internet Day per celebrare i 30 anni della prima connessione Internet in Italia, e in qualche modo Renzi ha evitato anche la dura, pesante contestazione che era stata organizzata nei suoi confronti e nei confronti del governo. Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, anche un agente è rimasto ferito, una protesta che per il Presidente del Consiglio è assurda, inconcepibile, in quanto, ripete, il governo ha come punto centrale della sua azione proprio l'innovazione tecnologica. Infatti nel Consiglio dei Ministri, che inizierà appunto a partire dalle 17, sul tavolo c'è anche l'introduzione in tutto il Paese la cosiddetta banda ultra larga. Sul tavolo dei ministri anche le nuove nomine sui vertici della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dei servizi segreti. Ma ricordiamo, il piatto forte del CDM riguarda l'attesissimo decreto sulle banche per risarcire gli obbligazionisti traditi dal fallimento dei quattro istituti di credito, tra i quali anche Banca Etruria. Ebbene, sull'argomento, sul tema, vediamo il servizio curato da Giorgio Schiavoni, poi la linea può tornare allo studio. Barbara. Il tema banche è sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso stasera, in agenda in particolare un provvedimento importante, atteso da quasi sei mesi, quello sui rimborsi agli obbligazionisti che si sono visti azzerare i loro investimenti in Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti, i quattro istituti dichiarati falliti a novembre 2015. Nelle ultime ore sembra profilarsi un doppio binario, rimborsi automatici per l'intero importo investito a coloro che hanno sottoscritto le obbligazioni prima dell'agosto 2013, arbitrato invece per gli altri, per mettere in luce la mancanza di informazioni adeguate in fase di sottoscrizione degli investimenti. Agosto 2013 farebbe da discrimine perché a quella data risale la comunicazione della Commissione europea che chiedeva di far pagare solo agli investitori il fallimento di una banca prima di metter mano ai soldi pubblici per il suo salvataggio. Stando a questo criterio cronologico, i tre quarti dei rimborsi potrebbero essere automatici, circa 8.000 persone su 10.500. Ma ci potrebbero essere anche altri criteri in base ai quali fa scattare i ristori, cioè la situazione ISE e la percentuale delle obbligazioni subordinate rispetto al totale del patrimonio investito in strumenti finanziari. Infine le risorse. Il governo sarebbe pronto a più che raddoppiare l'impegno finanziario per i rimborsi automatici dai 100 milioni di euro inizialmente stanziati, ma le associazioni dei consumatori dichiarano battaglia e pretendono risarcimenti integrali per tutti, compresi gli azionisti. La cronaca con la svolta nelle indagini per la morte della piccola Fortuna Loffredo 2 anni fa, forse lo ricorderete, gettata dal balcone dopo essere stata abusata dal suo carnefice. La piccola era finita nelle mani di una rete di pedofili a incastrarli le denunce di altri bambini. Sono i bambini i protagonisti di questa vicenda, sono loro che hanno subito dall'orco, chissà per quanto tempo, la violenza nel Parco Verde di Caivano. Però sono sempre loro che con l'innocenza della tenera età hanno raccontato agli investigatori quanto gli adulti non hanno avuto il coraggio di dire. Hanno spiegato perché la piccola Fortuna è stata uccisa e da chi, 2 anni fa, lanciata dal terzo piano dopo aver subito violenze sessuali. È stato un vicino di casa, il compagno di una donna che abita a pochi centimetri di distanza dalla famiglia Loffredo.
una mamma che ha perso un figlio nello stesso identico modo un anno prima, ma non ha avuto il coraggio di denunciare l'amante e oggi è finita in manette. Con gli arresti è stata sventata una rete di pedofili. Sono stati accertati plurimi casi di abusi su minori. Dopo, ripeto, l'allontanamento dei minori, tutto ha acquisito definitiva e nitida chiarezza. Con gli arresti, Domenica Guardato, la mamma della piccola Fortuna, trova un briciolo di pace interiore. Nulla potrà ridarle la piccola, ma sapere che chi ha fatto un gesto così orribile non potrà ripeterlo la rasserena. Ho il dolore, però da una parte sono contenta perché mi hanno fatto giustizia per mia figlia. Adesso posso dire che la mia bambina può riposare in pace. E allora è pure lei che mi ha dato la forza di andare avanti e di lottare per cercare il colpevole. E dopo 2 anni ci siamo arrivati. Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, celebrò nel 2014 i funerali della piccola Fortuna e da allora non ha mai smesso di sostenere la ricerca della verità. L'anno scorso siamo scesi in piazza a chiedere giustizia, sembra che questa giustizia oggi sia arrivata, se sia così, per noi è un sollievo. Questo è un dolore che resta alle famiglie e anche al nostro quartiere. Veniamo agli aggiornamenti sulle indagini antiterrorismo in Italia che ieri hanno portato a 6 arresti fra Varese, Como e Milano. Queste persone erano molto pericolose, in diretto collegamento con altri soggetti già operanti in Siria che incitavano a fare attentati nel nostro paese. Sono le parole del procuratore Franco Roberti. Parliamo di un livello di pericolosità molto alto, ma precisa poi Roberti, il loro livello di operatività era invece basso. Non abbiamo trovato tracce di avvio di esecuzione dei progetti di attentati, non abbiamo trovato armi o esplosivi. Per quanto riguarda le carceri, luoghi a rischio di radicalizzazione di potenziali terroristi, Roberti ha detto: i detenuti a rischio, anche quelli minorenni, sono costantemente monitorati dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria attraverso il proprio corpo di polizia. E intanto sia l'estremismo islamico quanto i bombardamenti aerei in Siria continuano a mietere vittime. Solo ad Aleppo nell'ultima settimana sono morte 200 persone, tra cui 50 bambini. Massimiliano Cocchi. Mentre l'esercito siriano, i ribelli, la coalizione occidentale e i russi si scambiano accuse per la strage, tra le macerie dell'ospedale pediatrico di Al-Quds si continua a scavare e, come documenta questo video, in mattinata è stato estratto vivo un neonato. I soccorritori avevano sentito il suo pianto disperato e hanno scavato a mani nude fino ad estrarlo, ferito, sanguinante ma vivo. Queste immagini raccontano invece i soccorsi in un altro quartiere della città appena bombardato. Un adolescente viene salvata da sotto le macerie. Ad Aleppo, città contesa tra i ribelli e le forze fedeli al presidente dittatore Bashar al-Assad, nonostante il cessate il fuoco si combatte e si muore. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, solo nell'ultima settimana sono oltre 200 le vittime civili e almeno 50 sono bambini. La situazione in città per le 300.000 persone rimaste è ormai insostenibile. Non c'è acqua, non c'è elettricità, un cambiamento del paesaggio di tutto Aleppo, che era una città bella, organizzata, pulita. Facciamo l'esperienza della deteriorazione ogni giorno, a tutti i livelli. Non sentiamo che la nostra voce arriva a livello internazionale. Si cerca una soluzione politica per la Siria come in Ginevra, ma nel stesso tempo sembra che c'è un progetto di distruggere tutta la Siria, dividerla, forse anche far partire i cristiani. Chi potrebbe esserci dietro questo progetto che prevede che i cristiani vadano via dal Medio Oriente? Penso che l'estremismo musulmano, che per lui non supporta una presenza cristiana vive e libera in queste regioni. Lei ritiene che dietro questo disegno ci sia solo l'ISIS? L'ISIS applica un programma, un'agenda. Penso l'ISIS non è una forza in se stessa, ha una missione per fare terrore, per distruggere, per far passare il tempo di arrivare al potere dei fratelli musulmani.
Quindi dietro l'ISIS ci sono i fratelli musulmani? Penso, non si sa esattamente, ma penso le forze estremiste sunnita nella regione che lavorano su questo progetto sono sostenuti a livello internazionale, sicuro, perché serve altri interessi. Cambiamo argomento. Oggi per gli ortodossi è Venerdì Santo. A distanza di oltre un mese rispetto al nostro, si apre infatti oggi per loro il Triduo Pasquale, che li porterà domenica a vivere la Santa Pasqua. Con Nicola Ferrante allora cerchiamo di capire le ragioni di questa storica differenza sulla data, ma anche le prospettive, già sollecitate da Francesco, per individuare un giorno unico per celebrare tutti insieme il risorto. Pasqua cattolica un mese fa, Pasqua ortodossa domenica prossima, mai così distanti. Per inciso, oggi è Venerdì Santo, secondo la liturgia orientale. Uno scandalo, definì Francesco questa divisione, incontrando un anno fa i sacerdoti carismatici di tutto il mondo. Quando resuscita tu Cristo? Mi Cristo resuscita oggi, il tuo la settimana che viene. Un scandalo. Ma cerchiamo di capire le origini di questa divisione. Tanto per cominciare, non si tratta di questione dogmatica. La Pasqua, festa mobile per eccellenza, ricade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Lo fissò il Concilio di Nicea nel 325 e tutti erano uniti. Il problema è di calcolo sulla base dei vari calendari. I cattolici, è noto, seguono quello gregoriano, gli ortodossi quello giuliano, e qui l'affare si complica, perché nel 1582 Gregorio XIII riallinea giorni e mesi, distanziandosi da quello più antico elaborato sotto Giulio Cesare, con uno scarto di 13 giorni. Il punto di partenza resta sì l'equinozio di primavera, allora per entrambi il 21 marzo, ma dipende da quale calendario. Per gli ortodossi, cioè quando da noi è già il 3 aprile. Facciamo un esempio concreto: quest'anno la Pasqua cattolica è stata il 27 marzo, quella ortodossa sarà il 18 aprile, ma secondo il calendario giuliano, cioè il nostro primo maggio, dopodomani. Se i cattolici contano sostanzialmente equinozio e luna piena, nel conteggio ortodosso intervengono tre elementi di calcolo: non solo l'equinozio, ma anche l'epatta, che calcola il novilunio, e il numero d'oro, che incrocia anno solare e anno lunare. I più integralisti non intendono rinunciare a questi calcoli frutto della tradizione, ma in alcuni paesi, come in Norvegia, raccontò lo stesso Francesco, il patriarca Bartolomeo concesse di celebrare la Pasqua ortodossa nella data protestante, e in verità sia nel 2007 che nel 2014 complicati calcoli hanno regalato la rara coincidenza di celebrare Pasqua nello stesso giorno, cattolici e ortodossi. Una soluzione per ritrovare l'unità, al di là dei due distinti calendari che resterebbero validi, potrebbe essere allora quella di individuare una data fissa e convenzionale in primavera, in cui ritrovarsi fratelli attorno al risorto. La Chiesa cattolica è pronta a questo abbraccio. Parola di Francesco. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? La Iglesia Católica está dispuesta, desde el Beato Pablo VI a la fecha fija, a renunciar al primer solsticio después de la luna llena de marzo. Eso. Tra poco a Roma la Fontana di Trevi si tingerà di rosso. Il perché lo chiediamo a Stefania Squarcia, in collegamento per noi. Stefania, eccoci, ciao. Buonasera e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo in pieno centro storico a Roma, in uno dei luoghi simbolo della capitale. Come vedete alle mie spalle ci troviamo a Fontana di Trevi, che tra poco, intorno alle 20:30, sarà avvolta da un fascio di luce rossa come mai era accaduto prima d'ora. Tutto questo perché rosso è il colore del sangue dei martiri cristiani, e quindi ricorderemo il sangue versato ancora oggi da uomini, donne, anziani e bambini, ancora oggi più dei primi secoli dopo Cristo, uomini, donne e bambini che sono uccisi in odio alla fede. Si tratta di un'iniziativa inedita della Fondazione di Diritto Pontificio Aiuto alla Chiesa che soffre, che vuole richiamare l'attenzione della popolazione mondiale sul dramma della persecuzione anticristiana in Iraq, in Siria, in Pakistan, ma anche in altri paesi del mondo. Sui marmi della fontana saranno proiettate anche immagini della persecuzione, ed è questa un'iniziativa che ha ricevuto anche l'adesione
persone di alcune tra le più importanti realtà associative italiane cattoliche, a partire dalla Caritas Italiana, dalla Comunità di Sant'Egidio, il Movimento Comunione e Liberazione, il Movimento dei Focolari e l'Unitalsi. Allora, appuntamento a tra poco alle 20.30 nel corso del nostro TGTG. Seguiremo insieme questo evento senza precedenti, che avrà anche testimonianze molto significative e toccanti. E appuntamento allora a tra pochissimo. Per ora qui dalla Fontana di Trevi è tutto, a te Barbara. Grazie a te, grazie a Stefania Squarcia. Noi siamo in chiusura, il nostro TG Post oggi, come ogni venerdì, è dedicato al cinema. Fabio Falzone ci consiglia i film da vedere sul grande schermo questo fine settimana. Subito una piccola anticipazione, buona visione, naturalmente dopo l'appuntamento e come sempre con Attenti al Lupo.